Stasera è importante essere uniti, essere una famiglia e soprattutto godersi queste ore di festa. Assolutamente sì, abbiamo organizzato la cena giusto perché era importante per noi trovare un attimo di coesione in vista di un appuntamento così importante. Lo sapete, ogni domenica in questo girone c'è una sfida da giocare a 100. E quindi anche domenica abbiamo, diciamo, uno scontro che per noi è importante e che dovrebbe poi chiudere l'anno calcistico, cioè il girone di andata, in maniera che ci auguriamo sia splendida per me, per i ragazzi e per il Cervinara e per la città. Io ci tenevo a fare i miei migliori auguri alla squadra, alla tifoseria e alla città tutta. Mio primo Natale a Cervinara, come dire, ogni giorno che sto a Cervinara mi innamoro un po' di più di questa città e di questa gente. Vorrei vederli domenica allo stadio perché abbiamo, ti ripeto, questo incontro che per noi è importante. La squadra ha bisogno di sentire il calore del popolo cervinarese. Tra l'altro mi avete sempre magnificato questo stadio pieno, noi abbiamo avuto sempre una buona cornice di pubblico. Penso che dopo gli sforzi che la società ha fatto e dopo l'impegno che i ragazzi hanno messo e i risultati positivi che sono arrivati, la posizione in classifica che finalmente rispecchia quelle che sono le nostre ambizioni, credo che adesso il pubblico debba rispondere e venirci a dare una mano domenica, che è una partita veramente importante. La prima cosa, veramente faccio un grandissimo augurio di Buon Natale a tutti i tifosi del Cervinara, a tutti i collaboratori, tutto lo staff del Cervinara Calcio, perché questo sia veramente un sereno Natale un po' per tutti. Poi per le altre cose che hai detto, è vero, la società non ha lesinato sforzi. Oggi veramente la città di Cervinara è rappresentata da un presidente con la P maiuscola, dove non si tira indietro mai in nessuna cosa che gli chiediamo. Ed oggi, diciamo, dopo 4 mesi di grandi sacrifici, sta avendo anche le soddisfazioni che merita, perché comunque oggi la squadra, dopo un certo riequilibrio della rosa nel mercato dicembrino, sta cominciando ad esprimere quello che in realtà lui si aspetta un po' da tutti noi. Quindi credo che sia veramente un periodo positivo un po' per tutta la Cervinara calcistica. Speriamo che domenica i ragazzi ci danno un'ulteriore soddisfazione e quindi passeremo veramente un sereno Natale. Innanzitutto io voglio ringraziare il presidente Giordano e tutto lo staff della squadra dell'Audax Cervinara che ci sta regalando ampie soddisfazioni. Certo, vedere la condivisione di un progetto al quale io ho creduto e che prende sempre più piede ci rende felici tutti quanti, penso, come comunità di Cervinara. La squadra sta andando bene, è stata sistemata anche nei vari reparti, per cui che io dico che noi giocheremo un ruolo importante per la vittoria finale del campionato e nei playoff, penso. La squadra è forte, si sta facendo valere e il presidente, anche con le sue iniziative anche di solidarietà, se vogliamo, attraverso manifestazioni che si sono tenute nelle scuole, sta dando prova di essere un vero galantuomo e avevamo bisogno di una persona come lui. Un augurio a tutta la cittadinanza, a tutta la comunità cervinarese, di trascorrere un felice anno nuovo, un buon Natale, di godersi un po' di riposo e di passare queste feste in tranquillità.